avanti, avanti. Una bibita del limoncino laggiù. Il limoncino, poi la macchina. Il limoncino, l'opera sottino, la tolgo, non vuole. Una bibita del limone, dalla sera, al limone. Avanti, più avanti, girate. Abbiamo già premiato Elisabetta Bruno, ma è
hanno sorretto perché ormai sono 20 anni che prendi premi, basta. Poi abbiamo, attenzione, dalla Transilvania, premieremo, dalla Transilvania, Fabian Bergescu. Che viene dalla Romania, abbiamo l'internazionale, abbiamo un tedesco, uno svizzero, un romeno e due russi, cioè veramente sono iscritti da 3 fattori. Poi prenderemo Isotta Fraschini, che è una famosa marca di auto, però Isotta Ronchini, però c'è un Zacchi da Brescia, Roberto Lomartire da Genova, che è veramente un martire fantoziano, e Giacomo Adeggiati Baby, che è un figlio d'arte, vi spiegheremo perché. Dopodiché si preparino i pirati dei Caraibi, che erano presenti con la loro gruppo di pirati, poi Renato Lippi con la Luci Margherita, la Bara, quella che ha fatto partire l'assessore Cascino della partenza, la bici doppia del 150esimo, Sebastianelli, Franco e Mauriero Roberto, poi il gruppo delle Lumache Plus Lumachi Rusenti, poi Crudelia De Mon, c'era una Crudelia De Mon da qualche parte, c'era, bravi, ci siete tutti, quindi saranno premiazioni fantastiche. Lino Ratto, che si è tuffato, sono 15 anni che si tuffa al trofeo Fantocci insieme alle mostruose, le miss qui presenti, una delle due qua sono tuffate. Poi Lorenzo Pitaluga, che sono 15 anni che non perde un trofeo Fantocci, compresa anche la doppia tappa del 2001 Genova Sassello. Poi Luigi Ghiotto, anche lui colpa della sfiga globale, e poi abbiamo il Bunga Bunga, che sono loro, e poi due coppe importantissime che sono quelle del Mountain Bike Sanremo, il gruppo dei bambini, che sono peraltro gli unici genitori che hanno collaborato alle organizzazioni del trofeo, e anche il gruppo soprattutto della Protezione Civile di Bordighera, che hanno curato tutti gli allestimenti. Bene, allora direi di partire subito con la famiglia Fantocci, famiglia Fantocci, che Alessandro, Matteo, Andrea, Claudio, Raffaella e Cristian di Torino. Allora il prossimo anno andremo a Torino, il prossimo anno sarete tutti a Torino. Bravi gli organizzatori. Grazie a voi, alla prossima ci troveremo sicuramente. Bene, grazie. Allora. Giovanni Caserina, poi la famiglia Corradi, che ci deve raccontare quello che è successo alla frontiera, e hanno sequestrato un pacco di cottere. Questo vale la pena, abbiamo detto che farle un cross. Mi raccomando, venici, che ti dico danno per il momento. Ciao. Ciao. Sta facendo il sonido. Ciao, e tant'è che a 100 sulla roccia lo diamo la parola al papà che ci racconta brevemente quello che è successo a me. Allora, volevamo mettere un po' nel consolato un po' di poster. Il buon caro presidente ha mandato una 30ina di poster al mio indirizzo, e soltanto che maresciallo in francese con la CH, e il presidente ha messo maresciallo. Questo SC è bastato per generare purtroppo dei problemi, e il pacco è rimasto incastrato nella dogana di Nizza all'aeroporto, e purtroppo era un tubo, e i tubi, come sapete, servono per fare cannoni, per nascondere pistole in ceramica e cose del genere. Quindi è stato aperto, ispezionato da Eurodogana, e poi quando sono andato mi ha detto: scusate, ve l'abbiamo distrutto, ma pensavamo che ci fossero delle bombe dentro. Grazie a Bruno Corradi, che prende una coppa di questi qui. Grazie di Carugi? Sì. Roberto Lomartire hanno venuto. Allora, grazie di Carabi, una coppa. Eccolo qua. Allora, foto di Lippo. Ecco qua. Bene, Roberto, bici doppia, targa, insieme anche alle premiate, insieme alle carte.
alle carte di gioco, targa e maglia ridata. Allora, amici doppi, di dove siete? Vi sono da informare. Sono tornati indietro in bici. Così non possono, possono vecchia. Bici doppia, 150esimo anniversario, insieme al 150esimo anniversario dobbiamo provare anche uno che si è ricordato di questa importante celebrazione, che è Luigi Ghiotto. Luigi Ghiotto, che anche lui era vestito al 150esimo anniversario. La squadra chiama anche Stefano. Come hai detto che anche lui era di Montuoco? È dei nostri? No, è di quelli qui. Non è del Baccaglie. Luigi Ghiotto, vieni qua al premio. Ciao Topolino! Ciao Sai! Ok, faremo un piatto ghiotto, veramente, ai 200esimo anniversario. Abbiamo un gruppo interessantissimo, sentiamo, viene il Limasse Bose. Le Limasse, chi è? Il gruppo delle Lumache, che anche loro prendono un marco di giro, una targa, la medaglia, ce la vediamo, una medaglia, anche agli altri componenti della medaglia. Nell'armadio. Sesto San Giovanni, quindi lo premiamo anche come foresto. È un foresto se si è scoperto un viaggetto. Comunque Corriere dei Monti merita una targa premiata dalla Miss. Scegli la Miss, quale vuoi? Bravo! Dammi il sabato, Cotto!